Ora avremo il Cagliari in campionato che è dietro di noi al 15° posto. Noi siamo al 14°. Dobbiamo assolutamente continuare a fare punti. Ora non voglio vedere la classifica. Andiamo assolutamente a giocarci questa partita. Arriviamo da una bella vittoria in Champions League. Loro hanno una bella formazione, difesa a 3. Vedremo come sarà affrontarla. Non dovrebbe essere semplice. Stiamo sempre con Estrema. 5 minuti. Andiamoci a giocare questa partita. Forza, forza Milan. Eccoci qua San Siro per Milan-Cagliari, siamo veramente carichi per questa giornata di campionato, ho perso il conto, comunque credo che siamo quasi alla fine di questo girone di andata, ci troviamo al 14° posto, siamo contro la 15°, vogliamo assolutamente fare punti anche in campionato, arriviamo da una bella vittoria in Champions League, la prima e l'unica dopo 5 partite e avremo poi anche l'ultima contro l'Atletico, ma ora abbiamo il campionato, avremo questa, poi avremo l'Atalanta, pensiamo quindi gara per gara, forza Milan, prendiamoci i 3 punti anche in campionato. Attacca il Cagliari, attenzione dall'altra parte, c'è Keita Balde che entra dentro, Keita Balde, mamma mia che parata di Maignan, ci siamo salvati, calcio d'angolo, Erdogan dalla bandierina, palla fuori, loro c'hanno tanti bei colpitori di testa, quindi dobbiamo stare attenti, c'è Godin che è uno di quelli, però ora la palla è per terra, arriva il gol di Pavoletti, 1-0, anzi 0-1, ha segnato Pavoloso, bravo Sandrino, subito verso Ante Rebic, si propone Zlatan Ibrahimovic, la parata di penso sia Cragno in calcio d'angolo, bel tiro, poteva fare meglio però calcio d'angolo, palla lì, arriva Romagnoli, alta sopra la traversa, Benacer, largo per Brahim Diaz, attenzione entra dentro Brahim Diaz, 1-1, ancora a segno Brahim Diaz che segna il gol dell'1-1, bravissimo Brahim che si è slacciato bene dalla marcatura, non lo stava tenendo nessuno, è arrivato bene dall'esterno e poi con il piede destro la messa dove Cragno non può mai arrivare, palo gol per il nostro piccolo Brahim che trova un gol importante per lui, speriamo che possa diventare sempre più importante per la nostra squadra, bravo il nostro numero 10, 1-1, bravo Teo, ha recuperato un ottimo pallone, sale ora Benacer, loro però guardate come sono belli compressati, quindi Ante Rebic dall'altra parte, c'è Brahim Diaz che è tutto solo con la difesa 3, si libera un po' di spazi, Brahim Diaz, il tocco ancora lì, paratona, sarà calcio d'angolo, però stiamo riuscendo a sfondare, riusciamo a tirare, andiamo proprio con Ilicic dalla bandierina, bella palla messa dentro, c'è Tomori, palla fuori, Keita Balde verso Joao Pedro, attenzione Joao Pedro, bel gol, qua ho difeso male io, bel gol di Joao Pedro, 1-2, tutto da rifare, bel gol, Joao Pedro è forte, Sandrino Tonali, Ante Rebic, deve trovare qualche spazio, Josip Ilicic, vediamo se trova qualcuno, Ante Rebic verso Zlatan Ibrahimovic da fuori area, paratona di Cragno, abbiamo provato il tiro a giro da fuori, bella parata però di Cragno che è un ottimo portiere, Joao Pedro verso Pavoletti che sta giocando veramente bene, paratona di Maignan, bravissimo, dai ripartiamo, Teo Hernandez, il pallone lungo verso Josip Ilicic, il pallone bello per Benacer, si è inventato veramente una gran bella giocata, ora Ibrahimovic verso Tonali, ancora Ibra, il tiro a giro, il pallone però ancora lì, dai ci deve arrivare qualcuno dei nostri, c'è ancora Zlatan verso Sandrino Tonali, bello il tocco per Brahim che lotta, bravissimo Brahim, pallone in mezzo, mamma che sta succedendo, no, mamma mia che azione, ma cos'è, rocamboleschissimo, Ilicic verso Teo Hernandez, dobbiamo ripartire, loro però sono belli piazzati, Teo può spingere in velocità, Ibra bello l'1-2 con Teo che deve andarsene in velocità, bravo Teo, attenzione che c'è Ibra, Ibrahimovic, 2-2, ha segnato Zlatan Ibrahimovic, mi fanno sempre queste esultanze che sbaglio io, che provo a fare un'altra esultanza, mi fa questa, bravo però comunque Zlatan, va benissimo, 2-2, bravo qua Teo che ha ridato poi il pallone a Zlatan, se l'è messa bene e poi Cragno ci stava arrivando ma è riuscito a respingere molto molto bene, 2-2, ci mancano 22 minuti più recupero, dobbiamo trovare il terzo, non farli segnare a loro il terzo, che vogliamo punti anche in questa partita, vogliamo i 3 punti, attaccano ancora loro, Pavoletti verso Joao Pedro che va chiuso, bravo Romagnoli che però non riesce a tenere il pallone, addirittura loro e arriva il gol, incredibile, ha segnato Pavoletti, 2-3, qua è veramente impossibile difendere questa situazione, se vogliono segnare segnano e ce lo dobbiamo far andare bene, ha segnato Pavoletti, bel gol, Nandez sull'esterno, tocco per Pavoletti tutto solo, no vabbè questo è un gol che non possiamo subire, incredibile, ah che palle, 2-4, mi sa che
che sta partita è andata. Peccato, peccato. Abbiamo avuto sfiga. Guardate qua che buco. Si è slacciato sia Teo che Romagnoli. Questo è un errore veramente da principianti. Landes dalla bandierina, ultima occasione di questa partita. Aspettiamo solo il fischio dell'arbitro. Vediamo però di non farli entrare dentro. Tiene ancora in gioco il Cagliari l'arbitro. Mamma mia, Maignan, sei un santo. E finisce la partita. 2-4. Abbiamo perso con il Cagliari. Ora avremo l'Atalanta. E peccato, dovevamo fare punti contro questo Cagliari, ma Pavoletti ha fatto tripletta. Ora ragazzi avremo l'Atalanta, l'Atalanta che tra l'altro vedo da qua a Muriel e Zapata, che sono entrambi a 8 gol, stanno segnando tanto. L'Atalanta è al secondo posto, noi invece siamo al 15° posto. Peccato per quella sconfitta con il Cagliari, che però ci stava tutta. Ora l'Atalanta sarà veramente tosta, sta giocando la Champions League, ma in realtà anche il campionato. Lazio è ancora prima e noi dobbiamo assolutamente uscire da questa situazione. Con una vittoria credo che saliremmo di una o due posizioni, quindi dobbiamo assolutamente cominciare a fare bene anche con le big, e questo sarà uno scontro tra virgolette diretto. Siamo contro una buona squadra, loro con la difesa 3, che speriamo possa darci qualche mano. Muriel gioca esterno sinistro, tutta fascia, formazione un po' particolare. Noi con Ilicic che è l'ex, direi di giocare questa partita. Anche Kier, anche che sì, in realtà un po' di ex ci sono di questa partita. Andiamoci a giocare questa gara, saremo fuori casa. Forza, forza Milan. Ed eccoci qua sotto la pioggia di Bergamo per Atalanta-Milan. Siamo contro la seconda in classifica. Noi stiamo faticando ancora. Siamo alla 14esima, 15esima di campionato e dobbiamo tornare assolutamente a fare punti. Abbiamo una grossa chance contro l'Atalanta fuori casa. Dobbiamo cercare di far vedere che siamo veramente veramente pronti per tornare nelle posizioni alte. Dobbiamo passare anche da queste partite. Dobbiamo fare punti contro queste avversarie. Sarà difficile ma non impossibile, e siamo all'altezza assolutamente, quindi vediamo di fare bene contro l'Atalanta. Forza forza Milan, andiamoci a fare una bella partita e speriamo di fare dei punti. Attacca l'Atalanta, Teboer fermato da Teo Hernandez, che però non riesce a tenere il pallone. Attaccano ancora loro, trovano subito il gol con Duban Zapata, incredibile. Ha segnato il gol al quarto minuto, ha sfondato la porta, mamma mia. Qua avevamo recuperato il pallone, poi a Teboer la mette dentro e poi la mette sul primo palo, non ha chiuso nessuno, brutto errore e abbiamo subito un gol stupido. Bravo Florenzi, subito per Frank, sì. Bennacer può allargare per Josip Ilicic, se ne va via Josip, non puoi sbagliare Josip, che parata di Musso su Josip Lex, che poteva trovare l'1-1. Duvan Zapata, il tocco è per Pessina, allarga per Luis Muriel, ancora Luis Muriel, anticipato però il passaggio da Ficaio Tomori. Jesus Corona, ripartiamo subito verso Frank, sì. Gira dall'altra parte verso Teo Hernandez, c'è Ante Rebic, bel pallone per lui, anzi è Ilicic, attenzione Ilicic, un po' defilato, mamma mia che gol di Josip Ilicic, che esulta sotto la curva dell'Atalanta credo. Ha fatto un gran bel gol, grande Ilicic, mamma mia che gol. Qua il portiere poteva pararla sicuramente, non so che voleva fare, forse pensava che uscia, non lo so, non chiedetemi nulla, mi va assolutamente bene. 1-1, bravissimo Josip. L'abbiamo ripresa, ora partiamo come se fosse 0-0. Abbiamo un'ora di gioco come se fosse 0-0, tutto da rifare. Rinvio lungo verso Florenzi, tocca corto per Kier, quindi Frank, sì. Largo c'è il Tecatito, viene servito Ante Rebic, il tocco è per Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic, questa volta non l'ho fatta io sta esultanza, l'ha fatta da sola, va benissimo. 2-1, gran bel gol qua, bel tocco di prima intenzione, cioè l'ha stoppata, poi gli ha messo una bella palla Ante Rebic e poi Dusan Vlahovic segna ancora lui, il nostro numero 9, con il mancino, con il suo piede la mette dove Musso non può mai arrivare. Gran bel gol. Paradossalmente mi trovo meglio a difficoltà, a questa difficoltà, che a leggenda o campione, non so per quale motivo. No vabbè, campione era abbastanza fattibile, leggenda proprio non mi trovavo.
Non so per quale motivo. Jesus Corona verso Josip Iličić. Attenzione che c'è Dusan Vlahović. Dusan Vlahović sul mancino. Dusan! Ancora lui! Dusan Vlahović! 1-3! Doppietta del nostro numero 9, che alla fine del primo tempo trova il gol del 3-1. Grande Milan contro la Dea. Bennacer, attenzione, corridoio per Dusan Vlahović che tiene molto bene. Non riesce poi a tirare l'anticipo poi di Rafael Toloi. Poteva essere la tripletta per Dusan, ma stiamo giocando veramente bene. Muriel sull'esterno, passa molto bene. Ancora Muriel, va via in velocità. Kier non riesce a tenerlo. Tocco dietro, Pessina, non riescono a tirare. E ci salviamo. Riusciamo anche a uscire con la palla bassa. Bennacer verso Ante Rebic, che deve far salire la squadra. Tocco sul Tecatito Corona. Ancora verso Ante Rebic, che tiene molto bene col fisico. Che giocatore Ante. Ora allarghiamo verso Teo Hernandez. Iličić può provare il tiro. Parata di Musso. Ismael, c'è largo il Tecatito. Può andarsene via. Attenzione che c'è anche Ante Rebic. Bel pallone per lui. Ante Rebic entra dentro l'area. Palla che finisce fuori. Pallone lungo. Malinowski. Duvan Zapata. Attenzione. Ah, bella giocata qua. Muriel. Bel gol. Bel gol da parte loro. Ha segnato. Chi è questo con i capelli bianchi? Trovato un bel gol. Marlos. Hanno comprato Marlos. Marlos. Ancora loro. Duvan Zapata. Non facciamoli tirare. Non facciamoli tirare. Bravissimi i nostri giocatori. Isma Bennacer verso Dusan Vlahović. Arriva a gran velocità anche Josip Iličić. Ora dobbiamo fare qualcosa di buono. Dusan Vlahović, il tocco di tacco verso Ante, poteva essere buona. Vlahović è stato premiato perché ha provato a fare l'assist, ad essere generoso nonostante sia il numero 9, e si è trovato poi il pallone lì. Tapin vincente, ancora nel doppio vantaggio. Tripletta per Dusan Vlahović, 4-2. Stiamo giocando bene. Qua va murato molto bene il loro numero 19, però non è bastato. È arrivato il gran gol, Tapin vincente. Ancora una volta Dusan Vlahović che si porterà il pallone a casa. Sarà forse una delle ultime occasioni di questa partita. Possesso Atalanta. Teo non riesce a chiudere, li passa attraverso e fa fallo. Sarà calcio di punizione. 2 minuti alla fine della partita. Credo che sarà impossibile per loro segnare 2 gol, ma vediamo di non fargli segnare nemmeno uno magari. Palomino, ancora loro. Anticipiamo molto bene con Florenzi. Usciamo, forse c'è occasione anche per Brahim, che va via in velocità. Arriva anche Ante Rebic. Va Brahim Diaz da solo davanti al portiere. Brahim, chiudiamo la partita qua. 2-5. Gara clamorosa. Arriva il gol anche per il piccolo Brahim, entrato da pochi minuti. Segniamo il gol che chiude la partita. Vinciamo contro la seconda in classifica, convincendo. E ora l'arbitro penso che fischierà. Infatti fischia. Finisce la partita 2-5. Risultato che può essere un crocevia per la nostra stagione. Vlahović si porta il pallone a casa. Grande prestazione di Dusan e andiamo avanti. Attenzione perché al 7 dicembre arriva anche un'offerta, inizia già il mercato per il Napoli, che ci offre 45 milioni per il nostro piccolo Isma, che però assolutamente non voglio vendere, quindi andiamo assolutamente a rifiutare l'offerta, che non era male, però Isma è da tenere. Adesso ragazzi abbiamo l'Atletico Madrid, loro sono a 10 punti, noi siamo a 4, il Porto affronterà il Liverpool, noi l'Atletico dobbiamo assolutamente almeno pareggiare, sperando poi che il Liverpool ci aiuti a vincere, che vinca contro il Porto. In questo modo loro addirittura poi sarebbero primi, quindi penso che il Liverpool voglia scavalcare l'Atletico. Quindi noi vediamo di fare punti contro l'Atletico Madrid, siamo in forma, cerchiamo di fare bene contro di loro. Cambiamo le maglie a questo giro, direi di fare loro con noi con la bianca, loro con questa qui blu, direi che vanno assolutamente bene. Saremo tra l'altro da loro al Wanda Metropolitano. Andiamo a giocare questa partita con la difesa 3, giocano. Dai, forza Milan. Eccoci qua al Wanda Metropolitano di Madrid per Atletico Milan, ultima gara del nostro girone di Champions League e anche ultima gara per quest'anno di Champions League. Speriamo però che non sia l'ultima gara europea della nostra stagione. Saremo contro l'Atletico, una squadra molto 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 forte, lo sappiamo bene. Nella gara d'andata abbiamo giocato un'ottima partita, era 1-0-0 praticamente, poi hanno fatto un gol fantasma incredibile all'ultimo con Gimenez, e vediamo di rifarci. Loro hanno
squadra molto forte. Hanno questi due in attacco che sono devastanti. Direi che siamo pronti per affrontare l'Atletico. Forza, forza Milan, andiamoci a prendere l'Europa League. Calcio d'angolo per loro, tocco corto di Griezmann. Perdono però il pallone, quindi ancora una ripartenza per noi. Finora non le stiamo sfruttando bene, però abbiamo sempre tanto campo libero. Dobbiamo sfruttarlo un po' di più. Teo Hernandez verso Dusan Vlahovic, che è scatenato, c'ha il piede caldo. Dusan Vlahovic, attenzione, dall'altra parte arriva il Tecatito. Il Tecatito traversa sulla parata e poi tra le braccia di Oblak. Poteva essere un gran gol del Tecatito. La gara resta sullo 0-0. Carrasco dentro verso Luis Suarez, lo affronta Tomori, arriva a suo supporto anche Davidino Calabria. Possiamo provare ancora a ripartire con Ante Rebic, che è velocissimo. Ante Rebic se ne va via in velocità. Ante Rebic non dobbiamo crossare però, perché secondo me hanno dei giocatori veramente molto veloci. Il tocco dietro, troppo dietro, mannaggia. Calcio d'angolo, palla messa sul secondo palo. Sui calci d'angolo ho sempre paura perché loro sono degli specialisti. Va via Rebic in velocità, c'è anche il Tecatito, bel pallone per lui. Attenzione, l'Atletico si era tutto sbilanciato per questo calcio d'angolo. Non devi sbagliare Tecatito, non devi sbagliare il Tecatito. 0-1, ha segnato anche il messicano il gol dell'1-0. L'abbiamo sbloccata finalmente al 35esimo. Questo Milan vuole l'Europa, vuole restare in Europa, vuole fare bene e vuole dimostrarlo fuori casa contro l'Atletico, che è una squadra difensivista, ma qua si è sbilanciata troppo. Black poi non ha potuto niente. Dobbiamo sfruttare di più le occasioni. Scende Teo Hernandez sulla fascia, non lo ferma nessuno. Teo Hernandez può mettere il pallone dentro sul primo palo, la palla è ancora lì. Non di testa, che sì, non di testa, pensavo andasse col piede. Attacca ancora la squadra in casa. Carrasco se ne va via, Calabria però lo va a riprendere. Lotta, bravissimo Davidino. Dai, ora andiamo con il Tecatito. Isma Bennacer verso che sì, allarga il gioco su Josip Iličić, che è stanco. Ora dovrà anche uscire, ma deve tenere almeno per questa azione. Dusan Vlahovic si gira molto bene. Frank che sì, c'è anche c'era Rebic, il pallone è ancora per noi però. Dusan Vlahovic, bel tiro, sarà calcio d'angolo. Bennacer dalla bandierina, palla messa dentro, molto bella. Non ci arriva Rebic per un soffio, il pallone però ancora lì. Bennacer può ancora metterla dentro. C'è Fikayo Tomori, buttato giù ovviamente senza fallo, non riesce a colpire. E attenzione che può ripartire addirittura Atletico Madrid con Griezmann. Dobbiamo stare belli piazzati. Tocco per João Félix, appena entrato, allarga per Koke, De Paul, Koke, ancora loro, bel pallone dentro. João Félix se ne va via, una finta, un'altra, pallone ancora lì, non ci credo. Fuori gioco, aveva fatto gol di rovesciata, porta vuota, fuori gioco. Che culo, fatemelo dire. Ferreira Carrasco sulla sinistra, bravissimo Davidino, che ora deve tenere il pallone. Lancia lungo, lunghissimo per Brahim, che la mette giù benissimo. Che controllo palla. Frank e sì, verso Dusan Vlahovic, vediamo se c'è un'occasione. C'è Rafa Leao, la mette giù molto bene. Rafa Leao però non riesce a tenerla. Incredibile, mancano due minuti alla fine. Deve spazzare Oblak, stiamo pressando tutto campo da tutta la partita. Ancora lì, Dusan Vlahovic. Qua ho sbagliato. Manca un minuto alla fine della partita e l'Atletico è lontano dalla porta. Griezmann deve uscire su di lui. Tomori passa via Griezmann, arriva però anche Teo, che lotta, non riesce però a tenere il pallone e lo ottiene ancora una volta. Ora prova a spazzare il pallone e finisce la partita 0-1. Ci prendiamo i tre punti, andiamo a 7 punti, si chiude il nostro girone e dovremmo essere a questo punto, credo, in Europa League. Ovviamente dipende poi da cosa ha fatto il Porto con Liverpool. Sarebbe clamoroso che Liverpool abbia perso contro il Porto. In teoria, se dovessimo aver insomma vinto sta partita, dovremmo essere in Europa. Ora vedremo, non vedo grossi festeggiamenti. Il Porto che ha fatto 1-1 con Liverpool, minchia, se pareggiavamo eravamo fuori dall'Europa League. Si è chiusa quindi questa partita, si è chiusa la nostra Champions League, il girone nostro si è chiuso in questo modo. Siamo arrivati al 7º posto per come si era messo il nostro girone. Devo dire che arrivare a meno 3 punti dall'Atletico e dal Liverpool è un buonissimo risultato. Peccato che ci siamo svegliati un po' all'ultimo, però sono arrivate 2 vittorie che ci hanno aiutato veramente veramente tanto. Vediamo se nel calendario magari c'è qualcosa, anche se dubito, magari a febbraio. Invece sì, c'è la partita, è contro il Betis, Real Betis, quindi una squadra abbastanza importante, sicuramente non avversaria come è stato Atletico, Liverpool e Porto, però insomma quindi avremo a febbraio queste partite, sperando di arrivarci bene, e saranno i sorteggi quindi.